L'intervento di J. Pouch, che è stato rivoluzionario perché ha impedito l'astomia definitiva e ha permesso a molti bambini, giovani adulti, adulti, di vivere una vita pressoché normale, anche nel modo di vedersi e pensarsi rispetto agli affetti personali, si è in questi anni evoluto da un punto di vista tecnico, penso anche e soprattutto alla laparoscopia, che ha portato a una chirurgia quasi senza cicatrici e ha portato tuttavia con sé anche dei problemi che si possono verificare in seguito all'intervento chirurgico che dovrebbe in realtà essere risolutivo. Mi riferisco all'infiammazione della pouch, che può condizionare la qualità di vita dei pazienti, influenzando diversi aspetti della loro quotidianità. Ci possono essere sintomi fisici, come dolori addominali, diarrea, urgenza evacuativa e a volte sangue nelle feci, che possono essere debilitanti e possono limitare significativamente le attività quotidiane del paziente. La gestione dei sintomi cronici e il timore di episodi imprevedibili di pouchite possono causare ansia e stress. I pazienti possono sperimentare anche sentimenti di frustrazione e depressione a causa delle limitazioni imposte dalla loro condizione. I pazienti con pouchite spesso devono fare attenzione alla dieta e possono aver bisogno di evitare cibi che scatenano i sintomi. Questo può limitare le opzioni alimentari e influenzare la vita sociale, specialmente in situazioni che coinvolgono il cibo. La gestione della pouchite può richiedere visite mediche regolari, terapie mediche continue e in alcuni casi ulteriori interventi chirurgici. Questo può essere sia oneroso che stancante per i pazienti. I sintomi della pouchite poi possono influenzare la capacità dei pazienti di mantenere un normale impegno lavorativo o sociale. La necessità di accesso frequente ai servizi igienici può diventare un'importante preoccupazione quotidiana. In generale, la pouchite può ridurre significativamente la qualità della vita delle persone che se ne sono affette. I pazienti possono sentirsi limitati nelle loro capacità di viaggiare, partecipare ad eventi sociali o persino svolgere attività di routine. Ecco, come rappresentante dei pazienti è mio dovere evidenziare l'importanza di un supporto olistico che includa non solo la gestione medico della pouchite, ma anche il supporto psicologico e sociale. È essenziale che i pazienti ricevano informazioni adeguate, accesso a cure specialistiche e supporto per affrontare gli aspetti emotivi e pratici di questa condizione. Promuovere infine la consapevolezza e la comprensione della pouchite nella comunità può aiutare a migliorare la qualità della vita delle persone che sono colpite da questa condizione. Un paziente che ha subito un intervento per il confezionamento di una pouch può incontrare diverse difficoltà e problemi, sia fisici che psicologici. Ecco, alcuni possono essere l'adattamento post-operatorio, l'adattamento alla nuova situazione fisica può richiedere tempo, i pazienti possono impiegare diversi mesi per abituarsi alla nuova funzione intestinale. L'incontinenza fecale, alcuni pazienti possono sperimentare incontinenza, specialmente durante la notte. Ecco, questo può migliorare nel tempo, ma per alcuni rimane un problema a lungo termine. Complicanze chirurgiche ci possono stare, con qualsiasi intervento chirurgico ci sono rischi di complicazioni come infezioni, sanguinamento e problemi con le suture. Problemi nutrizionali, perché dopo l'intervento alcuni pazienti possono avere difficoltà nell'assorbimento di nutrienti essenziali, richiedendo una modificazione della dieta o l'uso di integratori. Poi c'è l'aspetto psicologico, perché oltre agli aspetti fisici i pazienti possono affrontare sfide psicologiche come ansia, depressione o problemi di immagine corporea a causa dei cambiamenti nella funzione corporea o nella routine quotidiana. Ecco, è importante che i pazienti ricevano un'adeguata educazione preoperatoria e un solido supporto postoperatorio per gestire queste sfide. E sicuramente la collaborazione tra il team di cura e il paziente è fondamentale per una buona gestione postoperatoria e per garantire la migliore qualità di vita possibile.
ma anche il supporto dell'Associazione dei Pazienti Amici Italia, che rappresento, che in questi anni si è spesa per fornire informazioni e orientamento di pazienti in queste condizioni. Ecco, segnalo due convegni dedicati all'argomento, il primo a Milano e il secondo a Bologna, in cui sono stati approfonditi tutti gli aspetti più importanti per il paziente con rettocolite ulcerosa che si deve sottoporre a colectomia totale e confezionamento della pouch. Ma pure abbiamo promosso gruppi di confronto e supporto per i pazienti con pouch, con la partecipazione di psicologi esperti, chirurghi, gastroenterologi e stomisti. Infine, abbiamo attiva una chat con oltre 100 iscritti rivolta ai pazienti che hanno la pouch o che devono affrontare il percorso chirurgico, proprio per sostenerli in questo percorso che può essere facile, ma se non gestito bene può diventare veramente molto difficile.